Mentre avanza l'odio fra popoli e religioni, al Terni Film Festival diretto da Moni Ovadia si è provato a parlare di pace con parte della rassegna dedicata alla Palestina, Israele, Iran, Iraq. La regista israeliana sefardita di origine egiziana Iris Zaki ha presentato Egypt a Love Song. Il palestinese di Gaza Mohammed Al-Mughanni è An Orange from Jaffa, cortometraggio ambientato a un posto di blocco israeliano. Non sono venuti a fare atti simbolici di pace che poi gli vengono un po' fine a se stessi come spesso accade, anzi è anche difficile riuscire a farli stare sullo stesso palco, non c'è dialogo oggettivamente tra loro due. Però penso che stiamo veramente costruendo la pace, non stiamo facendo finta, perché stiamo veramente cercando di mettere in connessione dei mondi che non si parlano. Un festival affollato perché c'è fame di cinema, soprattutto quando si affrontano temi attuali e densi di problematiche. Gli spettatori vogliono capire qualcosa di più. Al Terni Film Festival gli organizzatori sono stati costretti a limitare l'affluenza perché i posti erano finiti. Credo che la conseguenza di un ritorno di affluenza del pubblico al festival sia anche la conseguenza di un ritorno di affluenza al cinema in generale della gente. La novità è che il festival anche produce. La Stella di Greccio, presentata in anteprima, è un film totalmente umbro, dalla produzione agli attori alle maestranze. A Natale sarà nelle sale in Italia e non solo.